Sunshine. Don't worry.
Buonasera a tutti, siete collegati con Scuderia Italia. Ciao, le prove audio. Buonasera a tutti, siete collegati con Scuderia Italia, sono Sì, sì. CSI. Sì, Il microfono non va. mi senti? I tecnici premedia, microfono. Prova. Ok, ci sentiamo. Mi Vediamo se dalla sentite? live è tutto ok. Forte e chiaro. Perfetto. L'unica cosa che non vedo la stanza che è caduta, eccola qua, adesso sto entrando. Quindi se mi sentite, di nuovo buonasera a tutti, sono CSI Media 850. Siete collegati con Scuderia Italia per questa Pro 2 di questa settimana dal circuito di Montpanorama. In cabina di regia c'è AFA 92. Buonasera a tutti. No, CSI Ferrari. Come? lo devi invitare in party. Sei capo party? Devi invitare in party. Invitalo. Ah, dobbiamo Pure. invitarlo in cabina? CSI Sì. Chanuz, quindi mio l'invito. Sì, buonasera. sei il capo party. Ah, Tra ok. l'altro Ah, manca sei Sbrino caduto. ancora. Sì, Invita dobbiamo aspettare il Sbrinetti. giocatore. Ci scusiamo per il problema tecnico. Ok. In attesa di CSI Ferrari. Niente ragazzi, come siamo messi? Abbiamo un'assenza, quella di Alieno, che purtroppo per problemi non riuscirà a fare subito la Super Pole e ci raggiungerà o alla fine della Super Pole. E Sbrinetti, che ha piccole lacune di connessione, stiamo aspettando appunto che risolva, così torna in stanza e si parte finalmente con all'arrivo di Sbrinetti si parte con la Super Pole. Perfetto. Oggi siamo qui, terza gara su questo circuito di Bathurst, ovvero Mount Panorama, in Australia. Un bellissimo circuito, ma non molto gradito dai piloti per via delle difficoltà tecniche che appunto si possono riscontrare con una gara di 22 giri su questo tracciato. Abbiamo visto tantissimi colpi di scena nella gara di ieri, soprattutto, ma non ne sono mancate neanche nella categoria M2. Questa sera, protagonisti in pista, abbiamo la divisione Pro 2 che ci regalerà ancora spettacolo per queste ultime due gare. Ricordiamo il campionato completamente aperto tra Miggiannoni e Sbrinetti. Cioè, adesso Sbrinetti sta arrivando. vediamo anche la classifica. Innanzitutto abbiamo visto, adesso stiamo in sovrappressione, il circuito di Montpanorama e la sua penalty zone, dove all'uscita dei box, diciamo, i piloti andranno a scontare la penalità eventuale che prenderanno in questo circuito. Andiamo a vedere la classifica Pro 2. In sovrappensione, come diceva il nostro Diego, CSI Miggia comanda con 122 punti, seguito da Sbrinetti con 113. Dietro un piccolo vuoto con CSI Marco Tullio a 70 punti. Seguono Narastoli, Nico Red Bull, Mark Eisen, Miri Big. Grande assente Mark Eisen, giusto, stasera? Sì, c'è Sì, Tito a Sbrinetti posto. Eccolo, si è unito in Sbrinetti. stanza. Dicevamo Mark Eisen, Miri Big, Giannotto, Dark Knight, Daniele Bergo, Alieno Marco e Bastone. In attesa anche dell'arrivo di Alieno, come diceva AFA. Allora, sono 22 giri, me li confermate? Sì. Classifica Sì. costruttori che vede il Rock Racing Team con 578 punti, seguito dal Fox Racing, Union Square, Fanatic, gli Scorpions e New Tech. Appena riesci, mi aggiungi Paolo a parte, così iniziamo io L'ho e. mandato invito. Aspetta, che provo a rinviarlo, poi se non gli è arrivato. Così almeno io e Chanuz possiamo andare in cabina di monitoraggio per la Super Bowl. Allora, aspetta, faccio direttamente un invito a Paolo. Intanto do un'occhiata ai BDP. Rinviato l'invito a Paolo. Questo in sovrappensione è il calendario del CSGT 10, ovvero
tutti i circuiti e le 8 gare. Siamo arrivati alla 7ª gara delle 8 previste, quindi Mont Panorama in sovraimpressione. Poi ci sarà dalla settimana prossima l'ultimo circuito dove si svolgerà la gara su Barcellona. Oh, crashato Channels? No, non dirmi. Dal party sì. Speriamo che la stanza non crashi, perché succede una volta l'anno che Channels ha problemi di connessione. Quest'anno il caldo deve essere in Sardegna. Io l'altro giorno, martedì, che anzi lunedì in gara proprio, mamma mia. Oggi Channels sembra mezzo moribondo anche lui. È andata la stanza. Sì. Ce l'ho ancora online, ma ecco qua, è caduta la stanza. Caduta la stanza. Ah. Eccolo Paolo. È il caldo, il caldo. È il caldo, lo stavo dicendo, Paolo. Quindi niente, stanza caduta. Si sente il ventilatore dal caldo. No, non è il ventilatore. Ho montato una ventola che simula l'aria in faccia. Capito, comandante? Perché lui sta ascoltando, occhio, eh. Lui sta dentro il suo simulatore e ascolta con l'orecchietto destro. Si sente anche un cane, senti? Abbiamo anche effetti speciali. Ma mi dice che la stanza di Chalos c'è. Esatto. Ecco, ora non c'è più. Ah, ecco. Chanuz, pagamola sta cavolo di connessione, Chanuz. Quindi in attesa che... Ma per la prima volta l'altra sera pure mica ha avuto problemi, oh. Ma quando l'hai visto mai mica per problemi? Il caldo che abbiamo in Sardegna, come stavo dicendo. Ti rendi conto, dentro agli server, dentro alle scatole, quando caldo ci sta, sì. Chanuz è online. Speriamo che non si presenti un crash durante la gara, perché sarebbe un vero problema per gestire soprattutto questo tracciato, che già di per sé è un tracciato molto difficile da gestire con il sistema della safety per tutta la gara. Hai attaccato la live? Siamo live, in diretta. Siamo in diretta. Ah, cioè io sto a fare il cazzone, stato in live. Già. Sì Paolo, siamo in diretta da prima, sì. No, perché sentivo Diego che parlava con la saporetta in bocca, ha detto qui c'è qualcosa che non va. Scusate, ci conferma che ha problemi di connessione, quindi Aia. Joe, torna a casa. Joe, molla stare, torna a pizza. Ho bisogno di supporto amministrativo per quanto riguarda l'host. Io la potrei anche fare, ma non so se mi regge. Già. Potremmo vediamo poi, se non riusciamo a avere il supporto di Manu. Ecco Manu, guarda 118. Io direi di sì, non lo so. Boh ragazzi, mi salta la connessione. Ecco Chanuz, siamo ancora in diretta, quindi dobbiamo decidere. Chanuz, consigli un cambio host oppure riproviamo? Mi viene la seconda volta che lo fa, quindi uguale. Facciamo intervenire Manu? Mi sa di sì, ragazzi. Sono pronto per dormire, aveva scritto sullo scontrino. A meno che non lo fai tu anche da host. Io posso provare, non lo so. Michi. La tentiamo? Sì, non penso. Ha detto che sta entrando, mi sa, sta scrivendo. Sta accendendo Manu. Ecco. È la seconda volta che me lo fa, adesso non so cosa abbia oggi, ma... Bigiannoni molto carico, subito a prendere la palla al balzo. L'unica cosa posso provare è collegare direttamente un cavo alla PS4. Intanto dalla chat arriva Emanuele Arcudi, che sarà il nostro salvatore di questa sera, Roger Valli, Daniele Garanti e il Pueglo. Non possiamo rischiare però. Che ci chiede Sunshine Reggae un'altra volta, sigla di questa sera. Boh, vabbè, se entra a mano la fa lui, ragazzi, ma io provo per domani a fare un'altra cosa. Zia Rosa,
bypassare il router. Alessandro Mazzeo, saluti alla regia anche da Maverick. Arriva anche Fabrizio Galassi che ci chiede anche chi ha vinto. Avete visto chi ha vinto? Marco Dan ci saluta da Genova, il grande assente di questa sera. E allora bisogna invitare Manu in party, ragazzi, così. Sì. Ci ha chiesto se serve anche Ale Tenkru una mano in live. No, siamo, non lo so, ma siamo completi, mi sa, eh? Se viene Manu, no, sì. Con Manu sì. Se c'è Manu sì. Dopo sono... faccio io domani. Saluti anche da Ratatopo. È arrivato in live, è arrivato anche Tony Carr. Domani tanto da host farà giù, quindi ci siamo. No, non far rischiare che magari salto a metà gara. Quel ventilatore. Vabbè. Vedete il lato positivo, abbiamo il tempo ad alieno Marco di arrivare. Questo è una cosa per alieno Marco, è stato. Sì. Tutto là. Invitiamo Manu? Te l'ho suggerito, sì. Vediamo se c'è la stanza. Non c'è ancora stanza. Ditemi voi, ragazzi, quando c'è la stanza, così me li collego. No, ancora no. Ancora non c'è. Aspettiamo che Manu faccia. Eccolo. Ecco Manu. Entrato in party, buonasera. Buongiorno Manu. Io non lo sento. Mi sa che è come me, sarà entrato. Sicuro. E qui la tensione sale, ragazzi, Sì. Sì, soprattutto per Migiannoni e Sbrinetti, che ricordiamo, questa gara sarà il chiave, diciamo, per Barcellona. Chi vince qui può andare un po' più rilassato a Barcellona. Manu, io non lo sento. Manu ancora non è in cabina. No, quindi in parti lo vedo. Sì, in parti è entrato, ma ancora non ha acceso le cuffie. Ma credo che sta anche creando la stanza ancora, quindi. Allora. Eccomi. Buonasera a tutti. Oh, il ventilatore. No, direttamente dal canyon. ragazzi, è stato. Eccoci, è arrivato Manu. Stanza aperta, finalmente. Sì, va. Eccoci. Volevi dormire, Manu, ho visto la foto. Ringraziamo Manu per averci salvato questa diretta questa sera, ragazzi. Ok, allora io ti lascio a questo punto. Va ciao, bene. Ciao, Seba. Grazie, ciao. Ciao, grazie, Manu. Ciao, Seba. Ciao, Seba. Ok. Appena entrano metto le impostazioni per la Super Bowl. Per la Super Bowl, sì. Siamo già in diretta, quindi okay. Appena sono tutti iscritti e sono tutti entrati, facciamo subito partire la Super Bowl. Vediamo se ci sono problemi di lag per qualcuno. Sì, facciamo giusto una prova partenza. Una prova partenza. Iscrizione. Ci sono tutti stasera i piloti o c'è qualche riserva? Sì. No, c'è la riserva Titti e Alieno forse non farà in tempo a
fare subito all'inizio la Super Pole, quindi lo dobbiamo lasciare per primo, cioè per ultimo a fare la Super Pole. Perfetto. Se fa in tempo prima della sigla. Ma dovrebbe farcela, perché ha detto che arrivava per le 10 da un vocale, quindi per lavoro la safety è pronta. Dovrebbe farcela. Ok. Aspettiamo l'iscrizione di un paio di piloti. Di Titti, manca soltanto lui che deve ancora entrare. Ok, è entrato. E no, manca ancora un pilota. Manca un pilota. Oltre all'Iera. Chi manca? Ci sono 10 piloti iscritti con Paolo. Giannotto, Dark Knight, Ferrari, Mele Big, Narrastorio, Bastone, poi che apriamo Titti e Sbrinetti. Ma manca Giannotto, Dark, Miggio, Bastone. Dark è davanti a me. Nico Red Bull è arrivato. Quindi ci sono tutti. Manca anche Marco Tullio. Pallino. In attesa di Marco Tullio. Manca una sola corvette in pista. Marco Tullio e con Mark Aitken. Eccolo, è arrivato Marco Tullio, attendiamo l'iscrizione per la prova partenza e dopodiché si partirà con la Super Pole della categoria Pro 2, penultima tappa del CSI-X. Campionato ancora apertissimo, divisione Pro 2, Pro 1 e soprattutto campionato costruttori, che ricordiamo che è uno dei campionati più aperti, perché veramente con 8 piloti in griglia può succedere uno stravolgimento totale da un momento all'altro della classifica. Perfetto, sono tutti iscritti, si può fare la prova partenza. Perfetto, ok. Parte per prima la safety car. Grande. Esattamente. Che si farà rispettare subito in griglia. Ma che aerodinamica questa safety car. Beh, per un uomo grande ci vuole una macchina grande. Abbiamo i semafori a bordo pista a destra di questo tracciato. Qualcuno non parte? Sì, semafori rossi. Falsa partenza di qualcuno. Una Lexus a posto. Partiti tutti, nessun problema di start. Partiti, sì, partiti. Sì, partiti tutti, ok. Boh, svenigionata la storia. Boom. Sentiamo. Giannotto. No, qualcuno ha sparato Dark Knight sull'erba. Bene, ragazzi, noi vi salutiamo qui e andiamo a recarci nella cabina di monitoraggio per la Super Pole e ci ritroviamo al termine della Super Pole. Perfetto. Squalificate Narrastorio che mi ha buttato fuori. Subito. Squalificato, subito. Deve partire ultimo. Bandiera nera. Subito. Zavorra per Narrastorio. Perfetto. Ragazzi, ricordiamoci di sera, la Pole 1.58. Cavolo. Eh sì, ieri un tempone di Christian, forza 84. Emanuele Imputato dalla live ci chiede: ciao a tutti ragazzi, in bocca al lupo per la gara. Volevo chiedervi una cosa: se continuerete a usare su GT Sport aspettando il 7 oppure considerate assetto corsa competizione? Grazie, buona serata. Spiegagli che assetto corsa, non avendo le stanze private, è impossibile prenderlo in considerazione. Sì, ha risposto anche il nostro Ale Tenclo, che appunto gli dice che al momento è troppo limitato per le lobby. Purtroppo, esatto, pare che ci sia questo problema, quindi di conseguenza noi attenderemo fiduciosi anche il 7.
E in più il problema dei 30 fps che non sono da poco per un gioco di guida. Sì, sì. Poi ci saluta UD Sport Brasil. Sembrerebbe un gruppo brasiliano che è di donne? Live. Non lo so se sono di donne. Speriamo. Che ballina brasiliana. Allora, stasera il tempo era 1:58:022, quindi vediamo se stasera. Seba dalla regia alla chat un attimo, ci raggiunge Chanus in chat. Sto mascalzone a vedere i siti hot e poi dopo non gli regge la connessione. Esatto. Intanto abbiamo un bel go per Bastone che è il primo a scendere in pista. Eccolo qua. Vediamo se qui il bastone mena. Ho fatto la battuta. Bastone in pista con la sua Mercedes AMG. Prima colorazione diversa rispetto a ieri sera, giusto? Mi pare di sì, perché ieri era bianca e rossa. Bianca, rossa e nera, se non sbaglio. Bella anche così. Scende in pista quindi Bastone. Daniele Bergo con la Jaguar delle Union Square. Scende in pista anche Dark Knight. Tuo compagno di squadra, Daniele? Daniele è mio compagno di squadra. Daniele è PDM Nico Red Bull. Emanuele Imputato dice che comunque dovrebbero lasciare a luglio un bel aggiornamento sostanzioso assetto corse. Per gestire. Sì, sì, lo dicevano anche sul primo. Ah, ok. Abbiamo aspettato un anno, quindi io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo. E in più i 30 fps non possono comunque cambiarli con la patch. E poi ci dice che comunque gli piace il Assetto Corsa, ma il GT Sport, ma non gli sta piacendo per ora Assetto Corsa. Seba ci dice che non sta guardando Pornazzi, ma sta guardando un documentario sull'estinzione della foca monaca. Ah, quindi gli animali di Luca. Sì, vedi sì, se sì. C'è anche il muflone. Dove è quello? Bergamasco, no? Balcanico, che roba. Muflone sardo. Bastone, eccolo, è partito. Zia Rosa ti avvisa che ha fatto anche un aggiornamento oggi e si è accorsa. Quindi Angelo, tu che hai fatto l'aggiornamento, raccontaci un attimo in chat come va questo aggiornamento. Allora, Bastone si lancia in questo. Sta arrivando al primo intertempo, Sì, aggiornaci te sugli intertempi mentre ci aggiorna Zia Rosa sull'aggiornamento di Assetto Corsa. 19.041. È abbastanza un po' alto. Altino. Sì, un po' altino, sì. Daniele ha tagliato adesso il traguardo e si lancia in questo momento. Arriva alla prima curva e si lancia verso il primo intertempo. Daniele su Jaguar. Tempo, poi abbiamo Dark Knight su Lexus. 18.754, ottimo primo intertempo di Daniele. E anche Giannotto su Lexus, quindi sono fuori le due Lexus. Seguiamo Bastone. Bastone sul tratto misto, alto, pronto a scollinare in questo momento e si avvicina al secondo intertempo. Scollina in questo momento e si lancia nel lungo 41.322. Budello del circuito del Mont Panorama. Non si dice Budello se sono i toscani, ricordatelo. Come lo chiami? Il colon? Serpentina. Bastone arriva anche sul terzo intervento. 18.593 ragazzi per Dark. Sta spingendo. Ti dico solo che ha due decimi di vantaggio. Un decimo e mezzo di vantaggio sul tempo di sera di Christian. Ah. Al primo intertempo, ovviamente. Invece Daniele è alto, 41.454, quindi è a due decimi di vantaggio sul bastone. Sbaglia il bastone, è andato un po' sul largo, sul prato, e ho visto una fumata di terra. Staccato. Ma lì forse non ha perso, credo. No, si stava imbarcando. Sì, ha perso. Sì. Ha perso 7 decimi rispetto a Daniele. 2.01 e 802 il suo tempo. Seguiamo Daniele Bergo. Dark dopo, allora, facendo i calcoli, se va avanti così comunque sta su 58 e mezzo Dark.
Daniele Bergo chiude il suo giro con 1.59.834 e un secondo e 9 di vantaggio su Bastone. Un grandissimo distacco. Forse aveva perso tantissimo Bastone su quel 6 decimi. Seguiamo 8 decimi. Per il momento c'è 8 decimi di vantaggio Dark su Daniele. Addirittura. Sì. Potrebbe andare su 1.59 netto circa. Seguiamo, e l'ultimo pezzo la Lexus lì vola. Seguiamo Dark Knight che conclude adesso 1.59.040. Eccolo qua. 8 decimi, avevi ragione te Paolo. Seguiamo Giannotto. Ha fatto l'ultimo intertempo identico a Daniele. Quindi è tutto vantaggio fatto prima. Seconda Lexus che... Giannotto, un decimo, due decimi sul traguardo, sette decimi, nove decimi, e sta un secondo alto rispetto a Dark. Quindi potrebbe andare in terza posizione Giannotto. Vediamo come conclude Giannotto. Primo. Oh. 1.58.886. Ha recuperato tutto alla fine. Ha fatto un tempone nell'ultimo settore. Ha fatto un tempone al... Sì. Grandissimo, 1.58.886 per Giannotto. Grande. Secondo quartetto. Ha fatto al terzo settore ha fatto tutto il suo tempo a recuperare. Sì, mi detto che era in ritardo. Parte il secondo quartetto con Mary Big in testa. A questo quartetto appena uscito dai box. E qui comunque le Lexus vanno, ragazzi. Bella macchina. Domani sera vale. L'abbiamo visto ieri da fuori le scintille. Attenzione, esce anche Titti. Mary Big inquadrato in questo momento con l'Aston Martin. Mary causa lavoro anche se è allenato poco, come me. Importante è lavorare. Io sto allenandomi con la Safety. Bravo. Quindi sposterò le informazioni tra la Safety e l'Aston. Speriamo di non fare un grande allenamento in Safety questa sera. Speriamo di no. Titti esce con la sua Corvette. Esce anche Nico Red Bull con la seconda delle Jaguar. Cavolo, siamo quasi alla conclusione di questo campionato. Sì, non batter d'occhio finire questo campionato, esatto. Beh dai, promosse la Super Pole, si può dire, no? La Super Pole è stata apprezzata da tutti, visto molto positivamente. Non so, la Safety Car. Intanto ha toccato un Nico Red Bull, ho visto un po' di scintille, non so. Vediamo un attimo. Sì, ma ancora il giro di lancio. Sì. No, danni non ne ha. Comunque. No, danni non ne ha, per fortuna. È il mondo delle gare, Michi, è così, eh. Se si segue le gare, nella realtà ne ho viste di cotte e di crude. Sì. Non so sì. Se te lo ricordi a Monte Carlo quando Montoya tamponò Schumacher in regime di Safety Car. E Schumacher era primo. Sì, sì. Sotto al tunnel, la Safety Car è stata fatta proprio per quello, per rimescolare un po' le carte, e infatti l'hanno inventata gli americani, eh. Nei campionati americani viene strausata, non usata, strausata. Vediamo Mary Big, primo settore. $18,995, quindi non male, ma tre non... decimi di svantaggio, esatto. Rispetto a Giannotto. Ma l'Aston non ha la sua velocità di punta lì in quei tratti, l'arma migliore. Tanto Seba dalla live ci dice, dalla chat, che era il muflone muschiato. Ah, il muflone, sì, ma sono animali preistorici che Luca ha incontrato nei suoi viaggi con l'astronave Enterprise. Zia Rosa, grande fanatico di Assetto Corsa, che invece ci dice che non ho ancora giocato, chiedi a Giovi Panda. Quindi Giovi Panda, se ci sei, batti un colpo. 18.743 di Titti, quindi a un decimo da Giannotto, non male. Eccolo qua Titti, sta salendo, sta scalando questo panorama. 3, 4, 7, per il momento ha 7 decimi di svantaggio Mary Big da Giannotto, nei due settori. 18.592 ragazzi, Nico Red Bull un decimo, no, beh no, 30 millesimi di vantaggio su Giannotto. Arriva anche Gian Mario Gimbo che ti fa Dottor Miggia e Fabrizio Narrastoria.
Occhio che Titti per il momento puoi insidiare la polla, almeno nei due settori. Narrastorie 31 e 3 è Mary, alto ragazzi, alto 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 alto, alto. Seguiamo il finale di, secondo e mezzo per il momento. Ultimo a curva per lui, adesso sul traguardo va a concludere questo suo giro. 1.58.59, quarta posizione per purtroppo per ha fatto pochi chilometri il mio compagno di squadra. Seguiamo Titti, anche lui ha perso adesso settore. Nel terzo settore ha perso due decimi, quindi sta lì comunque. Se riesce a fare un bel quarto settore, vediamo Titti sul traguardo. 55 56 57 58 e 50. Buono, buono, buono. Non lo vedo. Per tempo, 59. 59, 089. Sì, 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 sì. Allora, vedo Nico... un viola di Nico. Sì, 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 Nico è sotto, Nico... Se azzecca il terzo settore, che qui la Jaguar vola poi. Nico stava girando veramente bene in questi giorni, l'ho visto veramente in forma. Vediamo se riesce. 18-8. Primo. Pol 58 456. Grande Nico, bellissima prestazione per lui. Seguiamo nella storia. 7 decimi di svantaggio da Nico per il momento nei tre settori. El Pueblo chiede a Paolo. Paolo, come in Texas l'anno scorso che l'hanno fatto uscire a caso, ci dice. Sì, è stata sempre utilizzata in questo modo. Arriva nella storia sul traguardo e conclude in quinta posizione. Quindi secondo quartetto uscito e concluso il suo giro lanciato. Abbiamo un PDM di Corredur in testa, secondo Giannotto, terzo Dark Knight, quarto Titti, quinto Narrastoria, sesto Daniele Bergo, settimo Mary Big, ottavo posto per Bastone. Adesso escono gli ultimi quattro, qui i fantastici 4 escono in questo momento. Ciao Scuderia da parte di Re Cesarone, e arriva anche Ivo Ratatoppo che ti fa Titti. Marco Tullio, seconda Chevrolet Corvette in pista, eccolo qua inquadrato, esce in questo, questo nome dovete pagare comunque il Cobrigot, perché io gliel'ho dato Ratatouille. Sì? Sì, io ho detto che era il personaggio della Disney che cucinava. Arriva anche Umberto Romeo. Ciao Umberto. Marcos Brinetti. Ecco Giovi Panda. Alieno non è arrivato ancora, vero? Non ha fatto in tempo. Alieno non è arrivato. È arrivato Giovi Panda, sempre in mille in live, che ti fa forza Nico Red Bull, e lui l'esperto a quanto pare di Assetto Corsa Competizione. Ci sarà da saprò dire qualcosa a lui su questo gioco. Attenzione, Marco Tullio, Sbrinetti e Miggia. Sbrinetti con la sua Aston Martin, e poi abbiamo Miggia con la Viper. Seguiamo Marco. Conferma Umberto dalla chat che è ancora lontana la pole di ieri di Christian, ovvero cosa ha fatto? 1.58 quasi 58 netti. Sì. 4 decimi. 4 decimi, sì. Grandissima prestazione. Marco Tullio. Sì. Partito adesso. Parte da, esatto, in questo momento. Mancava anche Marco Dan stasera? Sì. Non me ne sono accorto. Marco è a Genova. Ah. Sarà a fare il tifo da Titti. A mangiare il pesto sta. Può essere. 18, 8 e 19, 3 decimi di svantaggio rispetto a Nico Red Bull.
Infatti, vabbè, due decimi. Infatti, visto che ho già visto il Mercedes col rumpesto al genere. La foto che hai pubblicato sul gruppo. Ma ho visto, c'è un gioco fra il paraurti e la carrozza che non mi piace. Pensa alla tua safety car, che è quella la, che c'è il gioco. Oh, Sbrinetti, 18, 5, 66, ragazzi, primo settore. Sta volando, Sbrino. Sì, sta volando, cavolo. Dove l'ha presa questa velocità di punta? Occhio a Migia che si è lanciato in questo momento, eh. 3, 2, 5 decimi di svantaggio di Marco Duglio nei primi due settori. Ah, seguimi già il suo intertempo. Sì. Eccolo qua, lì non Marco è arrivato. Diciotto, 6, 72, un decimo di svantaggio da Nico. Quindi Sbrino per il momento è in vantaggio di lui, eh. Wow, Sbrinetti sta volando, ragazzi. Sì. Sì, 49, 135. Ha un decimo e mezzo di vantaggio su Nico. Dopo mi immagino Sbrino quando glielo chiederemo. Sbrino, com'è andata? Otto decimi di Marco per il momento, dal tempo di Nico. Marco sta quindi concludendo dovrebbe essere in questo un 59 momento. E 2 3. Vediamo come conclude Marco. Sesta posizione. 59 e 6. Ha perso anche 3 decimi nell'ultimo settore. Seguiamo Sbrino inquadrato in questo momento. Ha perso Sbrino, ha fatto qualche errore al terzo settore. Ha perso 4 decimi da Nico, quindi quello che aveva guadagnato prima se li ha mangiati tutti. Peccato, vediamo queste ultime curve. Migia 3 decimi. 2 decimi o 3 decimi per il momento. Sbrino, da Nico. Come conclude? Secondo. Ha perso, sì. 1,58, 830. 4 decimi Migia da Nico per il momento. Quindi sta lì, sta con Sbrinetti. Stanno combattendo. A meno che non faccia un ultimo settore alla Giannotto. L'ultimo settore. Sbrino ha perso un decimo da Nico. Vediamo. Quarto. Ragazzi. 59 netti per Migia. Ha messo un piccolo muro Sbrinetti, occhio. Sì. Nico Red Bull, pole position per lui, quindi due punti aggiudicati. Sbrinetti secondo, terzo Giannotto, quarto Migia, quinto Dark Knight, sesto Titti, settimo Narrastoria, ottavo abbiamo CSM. Alieno credo che adesso forse farà il giro. Esatto, forse glielo farà fare. Adesso vediamo cosa dicono i ragazzi dall'altra parte. Sì, gli hanno scritto. Io busso. Raga, lo facciamo fare? Non una posizione per in un sì. In un secondo e due ci sono otto piloti, ragazzi. Esce Adino Marco con la seconda delle Mercedes. Se vuole una comunque devo chiedere a Sbrino dove ha trovato quel primo settore, perché il settore di Sbrino è strano, perché poi l'Aston non ha una grande velocità, quindi la prima curva ha volato, ragazzi. Poi infatti in effetti il terzo settore ha perso tutto. Domani mi deve dare una mano Sbrino, perché sennò gli spezzo le gambe. Tanto Emanuele è imputato, dice che anche la focaccia ha il suo perché qui a Genova. Sì, direi proprio di sì. Vabbè, in Italia ragazzi ha tutto il suo perché, dai. Vai Sbrino da parte di Romano Capriotti. Arriva anche Pro Jobs che ci saluta, buonasera a tutti. Grande Romano, buonasera. Ciao ragazzi. Dov'è che si mangia male in Italia? Arriva anche un certo Ivano Gregnanin. Tu lo conosci? No. Ivano Fossati? No, è Ivano Biscottino. Sì, è il caro Bisco che ci segue in live. Ciao Bisco. Segui un attimo tu Paolo, torno subito. Ok. Si sta ancora lanciando Alino, ragazzi. È al terzo settore. L'abbiamo aspettato perché lavorava
ha finito di lavorare credo alle 10, quindi ha sì, ha fatto una corsa sulla corsa. Rieccomi qua. Miki? Dimmi, scusa. Stavo dicendo, Alieno ha fatto una corsa sulla corsa perché ha finito di lavorare, ha corso a casa e si è rimesso a guidare. Povero Alieno. Sì, ci sono stati problemi personali di Flandus che doveva sostituire Alieno. Salutiamo Anzi, Flandus. Lo salutiamo, esatto. Saluto da parte di tutta la scuderia. Il nostro grande bergamasco. Ecco Alieno, ragazzi, primo settore. Telecamere. La Mercedes, Michi, questa la conosciamo, eh? Eh sì, compagna di tante avventure. 18,8, tre decimi, beh, due decimi e mezzo da Nico Red Bull. Telecamere tutte per Alieno Marco. Eh sì, Un po' come è successo con me l'altra sera, ma era meglio non avermi guardato. L'altra sera si parlava di Automan. Sì, le curve quadrate. Vabbè, per una volta ti sei sentito Ferrari o Sbrinetti della situazione. Esatto, esatto, pensavo a voi. Cavolo. Anzi, io una volta, adesso no, No, adesso esatto. No, anche Sbrinetti. E poi io non laggavo, io cadevo direttamente, Vabbè, io sono partito e poi sono caduto. 41,2, quindi è tre decimi dal tempo di Nico. E media go e poi sono caduto. Quindi, comunque sta lì, ragazzi. Se azzecca il terzo e quarto settore, si può inserire in mezzo alla lotta. Vediamo il rettilineo. 60, 70, 70, 77, 77, ragazzi, giocate la ruota. Intanto ci dice che non ha mai lavorato Alieno Marco, questo lo dice Dark Knight che ci raggiunge 5, 7, 8, 8 decimi, 8 decimi da Nico, al terzo settore, di svantaggio, Non 59,7. Sì. Intanto ci raggiunge anche Flantus in chat. Ciao Flavio. Ciao Flavio. Ci scrive un bel pota. Pota, pota. Niente, si concludono qua con Alieno Marco, ultimo pilota a scendere in pista per questa Super Pole. Prende la nona posizione ai danni di Daniele Bergo. Nico Red Bull, inquadrato in questo momento ai box, prende la pole position con 1.58.456. Non è semplice entrare così e fare il giro, Esatto. Poi su questa pista, Ok. Allora io vado a pulire i vetri alla safety, Michele. Sì. Perfetto. Sì, perché qui ci sono un sacco di moscerini. Questa è una palude, vedi? Ma adesso tu ti ricordi i settori come li chiamava Luca? Rock Street? No, assolutamente. La curva del Cancuro, non ti ricordi? No, perché? Non deve cambiare i parametri? Eh? Non devono cambiare i parametri, lo fanno così prima di cambiarlo forse. Ok, io nel frattempo mando la sigla e ci sentiamo fra un attimo. Vai, Miki.
10:20 ancora non. Che è successo? Buonasera di nuovo. È crashato, Michi dalla stanza. Crashato? Ah, io? Stanno cercando di sabotare la Sardegna per far perdere a Miggia il campionato. Perfettissimo. Un attimo che sto rientrando in stanza. Stasera tutto storto, purtroppo. Ok. Quando ci sei, Miki? Ok, Miki c'è, operativo, sì. Possiamo partire con questi 22 giri a Mount Panorama, penultima tappa di CSX, quando vuoi, Manu? Io ci sono, partita la live. La live, la gara, scusate, la live è già la gara. Ci raggiunge anche, ciao a tutti, sono Leo Fatka. È il nipote di Luca, credo. Lui sì. È dovrebbe okay. Essere il nipote di Leo, sì. Okay. Sì, di, scusate, di Paolo, di Luca. Di Luca. Ho detto tutti. E ci siamo, ragazzi. Attenzione, la Jaguar ha acceso il tergicristallo Moscerini. Qui c'è qualcosa, qui ecco c'è il qualcosa. Trucco della Jaguar, i tergicristalli che azionano perché sbrinetti primo? Cupolezza. No, è no, così, questa è così pista qua. È fatta così, non li mette a caso i nomi, però sbrino è secondo perché è a destra. Partiti. Ah, ok, sì, no, adesso non so se per uno infatti quello sistema. Qualcuno ho visto una partenza strana davanti, ragazzi. Sì, Nico Red Bull è partito un pochettino a singhiozzo e c'è un lag di Giannotto lag, ha portato fuori pista subito un secondo di vantaggio per Sbrinetti. Attenzione, grande partenza per Sbrino. Sì, Sbrinetti è partito molto carico, ma ragazzi, Nico Red Bull l'ho visto veramente molto carico. Prima curva da incubo per tutti, bravissimi ragazzi, primi sei a condurre. Attenzione, errore di Dark Knight, dietro un po' di contatti, visto un po' di scintille sì sulle retrovie. Nessun sembrano danno, sì, danno per Mary Big, sembrano sfilare tutti regolarmente. Scusate, deportanza solo per Mary Big, ma l'unico a avere danno in pista. Dark Knight è un po' in difficoltà, sta facendo veramente traffico dietro di sé. Anche Giannotto lo sta un po' infastidendo nella storia. Attenzione che questi
Migia non riesce a tenere i ragazzi davanti, eh? Sono scappati. E Narrastori è impaziente di passare Giannotto. Primo Sprint, secondo Red Bull, un secondo e 9, troviamo terza posizione Migia, che incomincia a perdere terreno e secondi preziosi sul duo di testa che sembra viaggiare con una marcia in più. E ora vedremo, ragazzi, la brutalità della Viper in scia a Giannotto. Doppia scia, 270 km/h già a metà rettilineo. Vediamo se ci Lexus prova. Chiuso nella morsa delle due Viper. Tutto regolare anche quella curva. Piccole spintarelle. La safety può proseguire. Migia forse... box. Migia box. Fatto danno? Migia mega. Due auto e box. Danni sì. Oh, Migia Giannotto. No, Migia Dark Giannotto Knight. Danni, Daniele Bergo e box. Quindi parecchie persone con piloti con danni. Sì. Continua. L'unico che è rimasto. Danni. L'unico è rimasto fuori con la deportanza danneggiata è Mari Big. Sì, ma nessun danno da safety car, poiché erano tutti contatti tra due piloti singoli. Quindi... Anche Giannotto è rimasto fuori con i danni. Sì, e verrà sverniciato in questo momento da Narrastori. Sì. E non solo da Narrastori. Sarà un gran problema per lui fare questo settore con i danni. Verrà superato facilmente dai piloti. Sbrinetti incomincia a perdere qualcosina e ha 4 decimi di vantaggio su Nico Red Bull. Nico Red Bull che poi a sua volta 4 arrivano secondi e mezzo da Narrastori. Daniele, Dark alla staccata. Tanto okay, c'è un po' di gruppo tra Narrastori e Giannotto, Marco Tullio, Titti e pure Alieno Marco. Scintille per Mary Big. Decima posizione adesso per Migia, inseguito da Daniele Bergo, da Dark Knight. Torniamo in testa, dobbiamo sempre con mezzo secondo di vantaggio sbrinite su Nico Red Bull. Muro per Narrastori, ma solo scintille. C'è Titti che sta cercando di... di spingere Marco Giulli. Via, però adesso lo passerà? No, si è tolto dalla scia. Nessun ordine di scuderia e rimane Titti davanti, Titti dietro. Sta un po' tappando Marco Giulli o Titti in questa fase dove devono sfruttare la loro vettura. E Nico Red Bull è attendista, eh? Sembra che ne abbia un pochino di più in alcuni tratti, ma non ancora. Che entra in box per riparare i danni. Sì, deportanza posteriore per lui che si farà sentire. Ho visto due piloti sull'erba. Sì. Daniele Bergo e Migia. Attualmente Migia si trova a 22 secondi da Sbrino e Nico Red Bull, quindi nonostante l'undercut non riuscirà a scavalcare i due piloti in testa alla gara. Parte Mary Big in questo momento. Riprende un po' di vantaggio Sbrinetti, 9 decimi adesso sempre su Nico Red Bull. Scintille per lui e si appoggia al muletto anche Sbrino. Se Sbrino riesce a mantenere il suo vantaggio, forse riesce a distaccare Nico Red Bull nel tratto centrale, a levargli la scia, perché ricordiamo la Jaguar ha veramente una scia formidabile. Acrobazie qui nella parte in discesa da parte di Marco Tullio. Ho visto fare due 180 gradi con la sua vettura. Esce veramente male qui, infatti sta tappando tanto Titti. Scompone completamente la macchina. Dark Knight ha colpito il muretto e ha danneggiato braccetto e deportanza. E deportanza, sì. Nessun pilota coinvolto. No. Questo circuito purtroppo abbiamo visto, non perdona. Si sta facendo praticamente da supporter fisico a Marco Tullio con le piccole spintarelle. Ricordiamo, Marco Tullio purtroppo non si è potuto allenare questo weekend, ha girato soltanto ieri. Iniziati i primi test e oggi Narrastori e box anche lui. Tutti e box. Vediamo se qualcuno pecca nell'ingresso.
Diano tutto ok, bastone tutto ok. Tutti i box sicuramente, Mitra, esatto. Leader del campionato, che fine farà? Vediamo Sbrinetti quando esce e quanto carica, soprattutto se... Sbrinetti aveva deportanza anteriore danneggiata, attenzione. Avrà sbattuto nel muretto. Problemi, e perderà la leadership in questo modo, perché ricordiamo che un componente equivale a 3 secondi. E infatti esce dietro le corvette addirittura, attenzione. Grande traffico in uscita box. Diversa. Che traffico in uscita box. Mamma mia ragazzi, vero? Cioè tutti qua ce li abbiamo di nuovo. Sarà un casino. Gomme fredde, ricordiamo, sarà un vero casino la prima curva. Vedremo chi ne pagherà le conseguenze. Oh, già alleno Marco un po'. Sì, da Giannotto vorrebbe passare il primo possibile. Incidente tamponato Narrastoria, tamponato Bergo, aveva già il componente rotto Narrastoria. Al quarto giro dopo le soste box abbiamo Nico Red Bull che comanda con 4 secondi e mezzo o 5 già su Marco Tullio, inseguito ancora una volta da Titti, largo per Marco Tullio, polvere in pista. In questo momento forse Marco Tullio la mossa migliore che potrebbe fare è far passare Titti, sì, e anzi sì, più abbiamo visto che esatto, e sfruttare che la sua scia. Titti ne aveva di più, ne ha di più perché dietro il Brino sta arrivando in discesa qua. Fa passare sì, molto probabilmente lo passa. Devono stare attenti i piloti a non impeccare in problematiche di sorpasso. Non lo vuole passare, no, lo spinge da spintarella per andare via. Lavoro di squadra per i due ragazzi del team Corvette. È un lavoro di squadra un po' pericoloso, perché il rischio di rompere una deportanza è sempre dietro l'angolo. Ma Titti è molto esperto e quindi fa tutto veramente con le pinze. Ma Sbrinetti ragazzi gira Daniele, ritmo... Daniele su Giannotto, niente, resiste, lascia scorrere. Narrastoria è un vero peccato, si ritrova di nuovo con i danni e Dark Knight anche. E largo una Jaguar, largo di Daniele largo. Berg è andato largo. E Sbrinetti è arrivato sulle due Corvette, che penso passerà molto presto. Se invece non riesce a passare Migia, ecco, vede il suo rivale. Ricordiamo che lui il campionato solo gioca con Sbrinetti, non importa tutti gli altri, sono talmente distanti che non lo preoccupano affatto. Adesso siamo nel duello tra Daniele Bergo, Narrastoria, Dark Knight. Scintillini per Titti. Guarda qui ragazzi, Sbrinetti ha almeno un secondo di vantaggio su nel settore centrale rispetto a Marco Tullio. E muro per Titti, attenzione, va largo, lo schiva Sbrino. Toccatina tra i due, ma niente di grave. Taglia notevolmente e arriva Titti. Nessuna penalty. No, bastardi. A me l'altro giorno me l'ha data 2 secondi e mezzo di quel gioco, questo gioco. La da quando ti ci tuffi a capofitto, quando infatti sei frenato non te la dà mai. Scusate. Vediamo se risponde subito col motorone della sua Corvette Titti su Sbrinetti. Anche se non ne ha perché c'è la scia di Marco Tullio che favorisce Sbrinetti. Oh, largo Sbrinetti, attenzione! No, errore! Errore, rientro in pista pericoloso, Migia lo schiva ragazzi di un niente. Niente. Molto corretti i due ragazzi, perché fosse stato un altro pilota non avrebbe fatto quello che ha fatto Migia. Migia ha cortesemente frenato. Anche Sbrino lascia gentilmente passare, ma attento, attenzione dietro che c'è una Lexus. Giannotto si vuole buttare, Giannotto si vuole buttare. Attenzione. Contatto. Oh, largo Sbrino, attenzione. Lexus e Prati. Danni anche per Alieno. Questo ragazzi è un eventuale caso. Lag di Giannotto ha fatto veramente un casino. Tu hai visto bene, Manu, cosa è successo? Mi sembra che Giannotto... No, ho visto, sono entrati in tre in curva.
Quindi, gran peccato, perché adesso Spirinetti, ragazzi, si ritrova a fare è settimo con i danni e ha appena fatto il pit, quindi per lui campionato non in salita, in impiccata, perché tutti quelli davanti a lui hanno i danni. Narastori da ben due giri che si ritrova con i danni, addirittura adesso ha anche un braccetto. Alieno due braccetti e la deportanza posteriore, e Sbrinetti la deportanza anteriore e braccetto. Sì, sono quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, tutti con danni. Abbiamo, sì, esatto, fino a Dark Knight con i danni, ma ricordiamo in episodi tutti distinti e differenti, tranne l'episodio che ha coinvolto tre piloti, ma erano tutti in piena traiettoria in rettilineo. Vola Nico Red Bull, 7 secondi a 7 di vantaggio su Marco Tullio, che è sempre inseguito dal compagno di squadra Titti. Quarta posizione per Miggia. Quinta posizione troviamo Narrastoria, che sembra che stia facendo da tappo ad Alieno Marco, a Sbrinetti. Oh, Giannotto sbagliato andando sull'erba. Box per Alieno Marco. Box per Giannotto, sì. Oh, contro sterzo per Daniele Bergo. Perso completamente la sua vettura. Quindi sono rimasti solamente Dark, Brinetti e Narrastoria, sempre con i danni fuori. Sì, ma ricordiamo che una safety car può stravolgere completamente la gara, soprattutto per i ragazzi con i danni. Tanta sfortuna questa sera, ragazzi, in Pro 2, tantissimi componenti, cosa che non abbiamo visto né in AM1 né in AM2. Diciamo che sono molto, molto vicini, cioè i distacchi sono proprio irrisori. Sì. Quasi un contatto tra Dark Knight e Sbrinetti. Un solo errore di questi ragazzi qui racchiusi in un secondo quasi e ci sarà quasi sicuramente un ingresso safety, perché qua è impossibile evitare il pilota davanti a sé. Mamma mia, ragazzi, Dark Knight sta facendo miracoli per tenere fermo la sua Lexus, che balla da tutte le parti. Attenzione qua, attenzione, attenzione, mamma mia. Chi? Dark Knight. Rischiato tantissimo in ingresso, per poco non tampona Sbrinetti. Intanto salutiamo anche Civugi che arriva in chat, saluta la regia e forza Miggia. Un saluto dalla Polonia da parte di Bingo. Forza Union Square da parte di Giovi Panda. Motore di Giannotto, è andato a sbattere contro il muro, però si sposta e fa scorrere Alieno Marco. Perfetto, nessun pilota coinvolto. Ok, tienici aggiornati sempre mano sulle retrovie. Intanto, guardando davanti, Miggi è arrivato sulle due Corvette. E dato il giro che ha fatto poco fa, un 59,3, penso che non ci metterà molto a passarli. In questo momento le Corvette sono le migliori alleate di Sbrinetti, che purtroppo si ritrova a 10 secondi da Miggia, ragazzi. 10 secondi con i danni sono troppi. Ma un alleato questa sera che è appunto Nico Red Bull, perché in caso di vittoria di Nico, ricordiamo che c'è stato un team switch lì davanti tra le due Corvette. Sì. Si sono scambiate le posizioni. Passato Titti, Marco Tullio dietro. E ora... attenzione Miggia che... Sì, Miggia voleva approfittarne perché Marco Tullio ha proprio lasciato passare, rallentando parecchio. Ma teniamo gli occhi su questo quartetto molto pericoloso. In questo momento... il migliore alleato di Miggia appunto Narrastoria con i danni, seguito da Sbrinetti con i danni. Titti a muro. Ha rotto? Danni. Sì, danni, ma non ha fatto nessun danno a Miggia, quindi... c'è il traverso. Barca un'altra volta, Titti. Attenzione. E ora penso, Miggia quasi prende il muretto, anzi l'ha preso, l'ha sì, preso che... scintille, sì. Anche Narrastoria si è spalmato sul muro e tutti gli altri a seguire. C'è stato un pilotto di piloti che hanno preso il muro in questo giro. Qui purtroppo girare con i danni non conviene. Infatti Nico Red Bull, ragazzi, ha 11 secondi di vantaggio.
Mi già passa di sul finestrino. Oh, lungo Marco Tullio. Attenzione, rientro in pista, potrebbe fare danni. Non fa danni. Passa. Mi già passa. Sì. TT box è una scelta molto intelligente da bastone parte sua. Bastone fuori, si è girato bastone. Bastone da solo? Sì. Sì, da solo, Sta arrivando alieno Marco. Perfetto. Vabbè, il suo compagno lo dovrebbe far passare. Arriva anche Slide Track in chat. Ciao, comunque ciao. Ricordiamo a tutti i piloti che abbiamo abilitato un numero verde per una piccola colletta per Paolo per comprargli un televisore da integrare alla BMW. Altrimenti si addormenta in diretta. L'errore di Marco Tullio. No, ho comprato quello dei cinesi. L'ho attaccato con la ventosa, ma ogni tanto se casca e mi bestemmia. Fortuna c'è il microfono spento. Ringraziamo tantissimo Paolo per il... Giannotto. Un doppiaggio nel settore centrale è una cosa più difficile. Oh, lunghissimo Dark Knight, mamma mia. E ce li ha tutti dietro Giannotto comunque, stanno arrivando tutti a fionda. Deve scansarsi. Grande bandiera prima blu per Giannotto. Comunque sarà un caso, ma non mi sono allenato con Sbrinetti. E ha fatto la cavolata in gara, non l'ho catechizzato. Dark Knight ha preso mezzo secondo di penalità. No, purtroppo in questo caso Sbrino ha fatto un solo errorino, ma ne ha pagato le conseguenze perché si sono ritrovati sul rettilineo in tre e si sono toccati lui e un altro pilota, e ne ha pagate le conseguenze con un braccetto. Ma gli è mancata la mia quando gli cacavo il cavolo, capito? Quando allenavamo. Volano i sta facendo pure. Veramente da scudiero. In questo momento narra storie su Sbrinetti, ma Sbrinetti ne ha molto di più. Box per Sbrinetti, mega undercut. Box per Dark Knight, che sconta anche la penalità che ha preso poco fa. Ma rischia, 20 12 giri. No, non può andare in fondo, ovviamente. Sì. No, sono 13, Paolo, perché ha appena iniziato il decimo. Quindi dovrà fare 13 un giri con l'Aston, non credo siano fattibili, giusto? Col ma cambio quello mio, quello che ti prende l'infarto forse sì, ma è difficile. Ma lui deve tirare poi, capito? Non è che possa risparmiare. Sì, esatto. Titti con la sua sosta si ritrova in settima posizione. Perso tantissimo, ricordiamo che era terzo. Ma se sono imbriacati questi gli sbandieratori. Sì, sì, deve essere. Era sempre perennemente. Giannotto si è girato amore, un settore sopra, attenzione. Tengo gli occhi puntati su Giannotto. Sì, Giannotto è un giro indietro agli altri, quindi. Ah, quindi ecco allora. Ecco perché c'è la bandiera. Si è rotto il motore, quindi devo entrare nel box. Lo seguite voi, Giannotto? Sì, lo seguo io, Giannotto, cerco di rimanere su Giannotto. Vado su Miggia più che altro perché una rastoria si intraversa muro per già sì. Una rastoria però è ripartito. Arriva Daniele muro anche per pure Daniele però non fa danni. Quando ci costa paga sta vista. Giannotto sul dritto si ferma, fa sfilare Miggia tutto liscio. Ora arriva Marco Tullio. Per fortuna la sosta, la finestra di sosta ottimale è il prossimo giro per tutti i piloti. Giannotto continua. Giannotto in scia a Miggia cerca di martellare. Ma Giannotto non ha danni. Terza posizione. Giannotto non ha il motore rotto. Giannotto sì, ha danni, sì. Ma prima ha rotto il motore, mi sembra, Giannotto. Sì, 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 è andato a sbattere e ha rotto il motore. Poi si vede che ora ha fatto altri danni. Sì. Ha fatto altri danni adesso, ma è in regime di bandiera blu e sta in scia a Migiannoni, quindi potrebbe creare complicazioni a Marco Tullio in questo settore. Sì, perché diciamo che i piloti sono tutti molto molto vicini, quindi stare in scia non è semplice.
No, infatti quindi dovrebbe fermarsi e far passare Marco Tullio, invece sta martellando ed è una cosa sbagliatissima da fare il regime di bandiera blu. Ecco, infatti lo tappa completamente in questo settore. In Formula 1 sarebbe bianca e nera come bandiera. Esattamente, infatti lo no, si ferma, lo fa passare. Bravissimo Giannotto, è stato immediato. Bravissimo Gianni, complimenti. Giustamente non poteva fermarsi nelle curve precedenti perché no, è sempre avrebbe fatto solo danno. Bravo Nico Giannotto. Ha messo un bel vantaggio, ragazzi. Sì, Nico ormai ha a 15 secondi di vantaggio su Miggia, ma Miggia ricordiamo che può permettersi tranquillamente sia la seconda che la terza posizione, visto che in questo momento attenzione, c'è un contatto tra Bergo e Mary Big. Occhio che Marco ha rischiato, ragazzi, Marco Tullio, visto che Mary Big ne ha un po' di più di Daniele Bergo coi danni e quindi sta cercando dove passare, ma in questo momento Daniele si fermerà. Questa è la finestra ottimale del pit stop per Nico. Vai Nico, vai box. Wow, come dice Ceni. Ricordiamo il piccolo delay dei televisori cinesi di Paolo, purtroppo ha un delay di circa 3 secondi. Mi già ha continuato, non si è fermato. Secondo me ha fatto per bene o era meglio per Marco? Sì, ha una macchina che soffre molto le gomme, quindi l'overcut a lui fa solo che bene, dato che ormai la sua gara lui la sta impostando su Sbrinetti. Ok, si fermano pure gli altri. Continua Daniele, Marco Tullio. Già primo, 7 secondi, troviamo Nico Red Bull, terzo Narrastoria, 4 secondi da Nico Red Bull, inseguito da Mary Big e Titti. Berinetti in questo momento è in ottava posizione, ma davanti a sé ha diversi piloti che devono fermarsi ancora. Mary Big deve fermarsi, Narrastoria deve fermarsi, quindi almeno 3 posizioni le ha. Ma è purtroppo Diego, mentalmente tu lo sai come funziona, lì non sai nulla, no? Quindi cosa? Titti tocca Mary Big che lo fa girare. Incidente quindi Manu da safety? Lo tocca in curva e lo ha fatto andare a sbattere al muro e ha continuato. Non hanno creato danni ad altri piloti. Ha portato deportanza e braccetto rotto. Sì, l'ho visto adesso. È wow. Per Narrastoria. È da safety, ragazzi, la valutazione Titti su Mary Big? Paolo? No, tu Paolo che dici? No, penso di no. Io purtroppo vedo tutto in differita, ragazzi, quindi... Okay. No. Hai visto l'incidente? No. L'incidente l'ho visto, sì, ma... Non mi sembra, nel senso che... Un secondo e mezzo di penalità di Narrastoria. Quindi, ragazzi, non facciamo entrare sotto. Va bene. Miggia si ferma a questo momento. No, c'è il motore rotto? No, non credo. Ma non è il motore rotto, però non ha implicato danni su altri piloti. Infatti, solamente lui ha avuto un incidente. C'è solo Alieno che gli è dietro, ma si è accodato adesso. Ha rischiato, è stato bravo Mary che è rimasto in pista e poteva anche girarsi. Sì. Per fortuna Mary doveva fermarsi in ogni caso questo giro, quindi non pagherà molto, diciamo, le conseguenze di questo. Ma conoscendo Emiliano che è lui comunque... Qualche bestemmia è uscito dentro a quella brigata. quello attenzione adesso perché avremo tanti piloti con gomme fresche. E... chi è questo che è andato sull'erba? Chi è andato sull'erba? Mi dà le posizioni tutte sballate. Ah, il doppiaggio di Giannotto. È Giannotto che è doppiato e adesso si ritrova di nuovo in mezzo a tutti. Si ferma a metà rettilineo, fa passare Miggia e fa passare anche Marco Tullio. Ora arriva Sbrinetti, penso che farà passare pure Sbrinetti, penso un po' più sopra. 13° giro dei 22 previsti, comanda sempre Nico Red Bull con 7 secondi e 7 di vantaggio su Titti. Terzo incredibilmente Alieno Marco. Alieno Marco deve fermarsi in questo giro o al prossimo, Michi? Sì, quarta posizione per Miggia attualmente. Quinto troviamo Marco Tullio. Deve far passare assolutamente Sbrinetti. Sbrinetti che ha, penso, Giannotto davanti. Che si ferma e lo fa passare. Bravissimo Giannotto.
Dark Knight. Peccato per Giannotto, ragazzi. Ha fatto un ottimo video. Sì. Secondo me un terzo settore da paura ha fatto, poi perché ha fatto una bellissima prestazione. Comunque sì, Paolo, penso che Sbrinetti si è messo in testa di arrivare fino in fondo. Immaginavo, però è duro. Anche secondo me. Poteva aspettare un giro allora, forse. Può passare tranquillamente Marco Tullio davanti a sé perché ne ha di più e in questo momento è in quinta posizione provvisoria. Ma sta cambiando presto e l'Aston sappiamo che è una macchina con cui non puoi fare cambiate anticipate, perde tutta la potenza che non ha. Esatto. È un macchinone, abbiamo un'altra storia che ha fatto quasi tutta la gara sempre con i danni. Sì, Fabrizio purtroppo ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, è stata una grandissima novità. Questa è la Madonna che è giusta, perché alla prova partenza mi ha buttato fuori con la safety. Questo mi è piaciuto proprio. In questo momento abbiamo Titti a 8 secondi da Nico Red Bull, ma Titti, ricordiamo, deve ancora fare una sosta, non arriva fino in fondo e quindi probabilmente anche alieno, e quindi in questo momento Midge è secondo, Marco Tullio è terzo e Sbrinetti è quarto provvisorio, se, ripeto, se i calcoli sono corretti, perché sono a 12 secondi, quindi sì, non dovrebbe riuscire a stare, forse Titti riesce a uscire davanti a Sbrino di poco, perché comunque la benzina che manca non è tantissima. Arriva fino al 16esimo, gli mancheranno 6 giri. Bella gara di Alieno, nonostante sia arrivato all'ultimo secondo così di fretta, sì, senza essersi riscaldato, in questo momento è provvisoriamente quinto o sesto. Sì, poi si sarà allenato anche forse poco, sapendo che comunque sì, sapendo non che correva. Sapendo che la riserva. Sì, 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 sì. Adesso sente un po' la pressione di Migia che sta arrivando, ma non è un problema perché si fermerà in questo giro. E finalmente Nico Red Bull, una gara senza casini, senza problemi, diciamo, di partenza, da solo, in solitaria, dominata completamente, gran ritmo, tutto un 59 alto, 59 e mezzo. Grande, grande prova di forza questa di Nico è Red Bull. È stato minacciato da Zia Rosa per quello. Ma stanotte Luca ricaccerà il frigorifero, ragazzi. Scusate, la lavatrice. Sì. Sì, sì. Stanotte con Sbrinetti gli darà quei cazzotti sulla lavatrice alla Trapattoni. Che loro lavorano di notte, capito? Luca e Sbrinetti. Come i gufi. Sì. Come i gufi o anche come le mignotte, uguale. Mettiamo un piccolo bip per la censura in caso abbiamo i giochi. I contendenti al campionato in terza e quinta posizione, nel mezzo si trova Marco. Ma Sbrinetti passerà Marco Tullio, penso, presto. Il problema è che Sbrinetti non ha la benzina per arrivare in fondo, ragazzi. Esatto. Strano. Per lui. Purtroppo si è fermato obbligatoriamente. Non aveva scelta, aveva dei piloti davanti in Arrastoria che girava in 2.01-2.02 e lo stava tappando tantissimo, e quindi ha dovuto fermarsi, ha pure riparato e nonostante tutto è a solamente 5 secondi da Migia. Questa sera, ragazzi, se non fosse successo quello che è successo in quel rettilineo, in questo momento Migia sarebbe con sudore freddo proprio. Per comunque quanto adesso abbiamo aveva messo un bel punteggio per il campionato, Alieno che è rientrato dai box dietro a Narrastoria, che è Narrastoria, ricordiamo che i danni li ha fatti appena uscito, giusto? Narrastoria li ha fatti subito dopo aver fatto non la devi toccare la safety, te l'avevo detto. Ma quando mi rincontro il tiro per Giannotto mi uccide. Sì, penso di sì. Il tiro per Giannotto, sì, con suo bastone a muro, no, la schiva. Wow. Mary Big, dopo quel piccolo casino con Narrastoria e col contatto TT, purtroppo si ritrova in decima posizione. Giannotto sta ritirato? Sì, si è ritirato. Eccolo, sì. Sosta per TT in questo momento, vediamo quanto perde. Dovrebbe rientrare leggermente davanti a Sbrinetti. Ci chiede Andrea TM sulla chat, Diego, i tempi di Sbrinetti?
Allora, Sbrinetto in questo momento, da quando è da solo, gira in 59,7 da solo, e quindi il suo ritmo è un ritmo molto molto più alto della posizione dove si trova. Gran Sbrino peccato. Davanti, Sbrino davanti. Sì, Sbrino, come pensavo, è rientrato davanti a davanti Titti. Sì. Ma ricordiamoci che che Sbrino ha un gap di almeno 15, no 10, facciamo un % di carburante da tirar fuori da qualche parte, perché è l'unico in pista con così poco carburante dei primi 4. E se dovesse fermarsi anche solo per un piccolo rabocco, perderà la posizione sicuramente su Titti, non su Darkline. A meno che Die non ha pensato all'uscita della safety, sai, vero, in Formula 1 tante volte hanno fatto le strategie con sì, basate su un'ipotetica virtual o abbiamo anche un ubriatore che è stato squalificato per questo, per queste tattiche poco consone. A Singapore, mamma mia, dove Massa ha perso il mondiale per colpa di Briatore. Esatto. Non dimentichiamoci. Largo Marco Tullio, attenzione. Mamma mia ragazzi, nessun danno per Marco Tullio e nessun danno per Sbrinetti, ma Sbrinetti ragazzi ha fatto una frenata, ma una frenata degna. È passato tutta la vita davanti, esatto. Aveva appena rivisto l'ombra di Miggia, perché erano a 4 secondi da Miggia. Errore di Marco Tullio che si stampa sul muro. Ma nessun danno, incredibile! Nessun danno, ma che l'hanno messo? Nella mira sta corvetta. Nessuno dei due. Ora passerà Sbrinetti. Deve, no, alza il piede. Attenzione, errore. Vuole risparmiare. E di nuovo largo Marco Tullio. Marco Tullio sta girando in 2-0-0 fisso, sì. Deve passarlo. Ecco le telecamere di Michi, mi mancavano? Non capite niente, non capite. Meno male che ero lì per quanto tempo. Ha deciso di smetterla di correre con i danni. Vado a prendere la busta di carta, quella che ho fregato sull'aereo quando sono andato a piatto di nozze. Prossimo premio scuderia busta di carta della Qatar Airlines. No, loro ce l'hanno d'oro. Sbrinetti ragazzi sta facendo un miracolo di benzina, cioè sta risparmiando veramente di goccia in goccia dietro a Marco Tullio. Beh, un'altra storia, è uscito di nuovo davanti a Dario Marco. Vicky, ti ammazzo. Diego, ti stai perdendo Fellini in pista. Sì, perché ricordiamo Manu che si è fermato ai box a Liero Marco, quindi adesso sono di nuovo vicini, ma Narrastoria non ha più i danni. Sarebbe... Sbrino si è messo dietro per risparmiare, Diego, sicuro. Sì, sì, si è messo dietro e per lui teoricamente la posizione ideale è semplicemente quella di passare Marco Tullio per gestire il gap, perché comunque andare a prendere Migia non se ne parla, è troppo distante. E se entra una safety va a favore di nessuno, perché praticamente nessuno entrerà. Tutti hanno il carburante e le gomme per andare fino in fondo. Mancano soltanto 5 giri. Di nuovo largo Marco Tullio. E Sbrino non ne vuole sapere di passare. Solo che Dio sta arrivando Titti, Il terzo prende tutto? 16 punti. Eccolo. Sì, sta arrivando Titti, sì. Perde soltanto 4 punti Sbrinetti in chiave ottica di Barcellona. Piccola laggatina, ho visto, mi sembra di Marco Tullio, ma non credo. Wow, si sono leggermente toccati largo Sbrinetti, sì. Sull'erba, Sbrinetti. Mamma mia, più Sbrino dalla morsa delle corvette. Sì, è in un panino di senape questo momento. Sì. Sembra una scena un po' hot, ragazzi. Questo è il momento delle telecamere. Eccolo, mobili. Sì, andiamo su Sbrino, dai. E Dark Knight sesto, questa gara è riuscito nonostante la sfortuna di prima, dei danni, è in sesta posizione, ma tra poco arriva Daniele Berg. No, niente ragazzi, si deve fermare Sbrino, troppa poca benzina sta sprecando. Sta sprecando troppa benzina. No, te l'ho detto, forse col cambio lag ti viene il mal di testa, però riesci a gestire diversamente. Ma Luca e Sbrino hanno rifiutato assolutamente questa robaccia. Muro per Marco Tullio, leggero muro. Tutti a muro mi sono sembrati, questo scintille. Sì, wow, sì.
Purtroppo da quando c'è stata questa cooperazione con la Michelin, quando quello davanti a te fa un errore, ti porta a fare quasi sempre anche a te lo stesso errore. Oh, qui è veramente attaccatissimo, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, cioè, c'è Marco Tullio che sta andando tipo a 20 km orari in meno in quel tratto. Sente tanto la pressione e bravi ragazzi dietro a non tamponarsi tra loro. Hanno veramente alzato il piede, stanno girando in 2.01 in questo momento contro l'1.59 fisso di Miggia e il 2.00 di Nico Red Bull, che ha un po' alzato la morsa questi ultimi due giri, perché sta un po' massacrando le gomme davanti, però se lo può permettere. 14 secondi di 14 secondi, sì. Miggia secondo, 9 secondi di vantaggio su Marco Tullio, che adesso è in bagarre con Sbrinetti e Titti. Piccola curiosità, Paolo, con il 30% di carburante con l'asso, quanti giri ci si possono fare? Guarda, mi trovi impreparatissimo perché te l'ho detto, ha fatto poco. tre giri quando dobbiamo si fanno? Chiedere al comandante. Perché con quanto lo fai con più o meno quando facciamo le garette col 30%? Tre giri, giusto? Non tre giri, sì. Ne mancano 4, lui in questo momento ha proprio quello di peccato per lui, deve fare un rabocchino velocissimo ma perderà la posizione anche su Titti e non avrà possibilità di riprendersela, a meno che non si mette in economia 5 ogni rettilineo, ma una macchina che non glielo permette purtroppo. Secondo me si sta lavorando un po' Marco Tullio, dice mi metto pressione, appena si stampa, appena fa un errore vado dentro il box e il podio. Perché comunque per i danni perderebbe tanti anche, anche se conoscendo Sbrino non li fa questi pensieri maligni. Sì, questa è più roba mia, sta roba questa. Questi sono più insegnamenti di piloti sì, un po' più esperti come Paolo. Mettere pressione. Io Valerio, passata, tu neanche tanto Luca, Luca è più un gentleman. Invece noi siamo più figli, scusate la frase, figli di puttana in vista. Stiamo lì, capito? Dai. Miggia avrà la culina in bocca perché sta guadagnando un secondo al giro su Nico Red Bull. Facciamo mezzo. Mezzo, ma Nico giustamente sì, è in gestione. Ciao. Comunque mi stanno richiedendo le telecamere mobili, andate a quel paese. Abbiamo l'esclusiva qui in Scuderia d'Italia delle telecamere mobili. Ti dico solo che se il comandante di un simulatore sta facendo scoppiare i due piloti che c'ha sotto esame quando vede quelle cose. Oh, si butta Sbrinetti, si è buttato Sbrinetti, toccatina su Marco Tullio. Non ho capito il senso di questo sorpasso, perché comunque si deve fermare il box i prossimi due giri. Anche perché, esatto, poteva farlo prima e quindi guadagnare. Daniele Bergo ha superato Dark Knight. Per cercare di avere quel piccolo vantaggio, no? Esatto, per cercare di dare il tutto e per tutto gli ultimi tre giri, tanto non deve cambiare gomme, deve solo fare 5 litri, 6 litri di benzina che gli mancano. Ha fatto un po' male i calcoli, è entrato un giro prima, doveva resistere un altro giro, adesso verrà sverniciato dalla corvetta di Marco Tullio con facilità, perché sta cambiando molto presto. Intanto si difende all'esterno, che guerriero Sbrinetti, mamma mia ragazzi, si sta difendendo con le unghie. Qui potrebbe esserci il caso. Valerio ha risposto, Diego, sulla chat. Esatto, Paolo, quando metti pressione al terzo che si stampa pure e poi in intervista dici mi dispiace, sta facendo una bella gara. è scappato ragazzi Sbrino, lo doveva fare prima. Stasera il frigorifero, il congelatore, ragazzi, non lo so che prende il comandante, farei mangiarlo in questo momento. Veramente per fare i due giri deve fare un miracolo, però non è detto che gli serve. Però se dava ascolto a te, Diego, passava, prendeva quel piccolo vantaggio e c'è stato un errore di Marco Tullio, ha perso 2 secondi. Guarda, secondo me Sbrino esce davanti a loro due. Sì, perché sì. Marco, come dicevi tu, non ha un grande passo, quindi no. Appena sbagliato 2.01.8. Adesso in questo momento Sbrino, se entra, esce davanti a tutti e due e si prende il podio. Attenzione, che potrebbe essere stata una mossa intelligentissima quella di Sbrino. Però se l'aveva fatto prima, a quest'ora aveva 6 secondi di vantaggio. Titti che tenta su Marco. Se l'avesse fatto un paio di giri prima, in questo momento avrebbe la gara in mano. Scusate, il podio.
Vado in farmacia a comprare travel gum, ragazzi. Ok. E consiglio di fare non una tardare. Chiamata al treno che secondo me vuole rischiare, eh? Siamo al giro 21 e non vuole rientrare. Si intraversa. Arena Marco esce. Molise è difficile da agganciare a questo. Va bene, riprende senza fare danni a nessuno. Nessun danno a nessuno? Perfetto. No, né lui né a nessuno. Ha fatto un po' di pulizia delle faccia. Mary Big che si è svegliato al 21esimo giro e stampa un 29.4, che è un gran giro, ragazzi. È a solo un decimo da giro veloce di Minge. Gran peccato per Mary, secondo me poteva fare una gara molto bella. Ricordiamo, sì, come ho detto in live, che Mary pure ha avuto pochissimo tempo. Ok, ragazzi, Sbrinetti si è messo in totale economia. Da 2 secondi a passa è arrivato 1,5 secondi e sta perdendo vistosamente. Si è reso conto che non ha più benzina. È in economia, non so, a 4, 5, non lo so. Ma doveva perde... farlo prima sto testone. Quello che aveva guadagnato l'ha bruciato. Dai Paolo, forza Sbrino. Forza Sbrino. Zitto, che a Sbrino gli va al contrario quando gli fai così. Titti lunghissimo, ma la tiene. Ma più guffata di quella che avete fatto lunedì con Gianmario Gimbo. No, non ricordo che è successo. E Diego, insomma, che l'ha fatta, l'ha guffata. Gimbo, sì, stavamo Gimbo. Parlando del miglior Gimbo, risultato. Il miglior risultato, schiantato, rotto il motore. Subito, subito, appena nominato. Ma su sta pista, no, ragazzi, nemmeno un Formula 1 che Ma Ripic è arrivato su Dark Knight, lo affianca e lo supera. Motore rotto per motore è rotto, però non ho visto io perché motore è rotto. Non ha coinvolto nessun pilota. Vediamo se. Motore rotto e lo supera con facilità e tra poco arriverà anche su una Rastoria. Sta veramente carico. Vedi se riesci. C'è appena. Avevo già. Fortuna. Ultimo giro, ragazzi, per Nico Red Bull. Che vuole anche moto. Il giro veloce, sta spingendo un altro. Paolo, andiamo, prepara l'urna perché in questo momento Sbrino ha iniziato l'ultimo giro ma non ha la benzina neanche per farne metà, e se c'è finisce quanto? La benzina qui è ultimo con i vapori sta praticamente Verrà sverniciato con una prepotenza da Marco Tullio. Io fossi stato Marco Tullio l'avrei lasciato. Si sta giocando il campionato. Titti al largo, all'esterno, per supera Titti, Marco Tullio, non Titti, scusate. È in economia. No, ma a 3 litri, ragazzi. Dove vai con 3 litri? Ha perso. È passato Titti. Sì. Anche le gomme, ragazzi, abbastanza finite. Come dietro sono andate, sì. Ma sta facendo veramente un'impresa allucinante. Adesso... se arriva al traguardo con questo carburante, veramente gli stringo la mano. Titti a muro, attenzione, palla a spalla nella discesa, riprende la sua posizione, ma era andato sul muro. Ultimo giro, quindi non ci sarà più safety car. Sbrino, andiamo su adesso in discesa. 4 frecce per Nico Red Bull, andiamo a inquadrare che sta per arrivare. Sì. Spazio alle accese per Nico. Ultima curva. Eccolo al traguardo. Lampeggia, zigzag per lui e vince. Un gran botta per il campionato. Sì. Quinto Sprint. E ha finito la benzina. Ha finito. Secondo Miggia. Arriva a spinta. Lungo. Non ha freno motore. Vola. No. Sprint. Fuori pista. No. Arriva Hülkenberg. Ma va tutto fuori. Che rischio, ragazzi. Che colpo, ragazzi. Terzo Marco Tullio, quarto. Accende le frecce. Arriva Titti, quinto Daniele Bergo. Che colpo, ragazzi, per il campionato. Che brutto epilogo per sesto questo campionato. Sorpasso sulla linea. Mary Big storia. Addirittura Adriano Marco. Sbrinetti nono. Sono veramente, veramente dispiaciuto per Sbrin. Aveva il passo per vincere tranquillamente. Cosa ha fatto se non comunque... Dark si è schiantato. Dark ha rotto il motore di nuovo. Aveva rotto il motore pochi giri fa, adesso l'ha ridotto di nuovo, ma... Si è schiantato forse di proposito sul... Chiude Dark.
Arriva anche bastone. Staccato di 1 minuto e 48. Fossi in Midge in questo momento mi auto toglierei i punti per andare a pari punti con Sbrino e fare, visto che dice che non gli importa chi vince, di fare tipo un finalone, però le gare sono ben altro, sì, sì. In ogni caso apprezziamo la sportività. Dimmi. Un ritiro per Giannotto. Purtroppo Sbrinetti ha servito sul piatto d'argento quasi il campionato. Purtroppo non colpa sua questa volta. Non è stato un suo errore come abbiamo visto in passato. Però è stato poteva migliorare sulla strategia finale, secondo me. È un po' di inesperienza lì, è stato Diego. Sì. Passava lui Marco, che visto non aveva passo, e poi faceva un rabocco come detto tu e si ritrovava con esatto. Marco. Sarebbe perché uscito prima. Se pensava di risparmiare quella benzina dietro, poi quando si è reso conto ormai era troppo tardi. Doveva solamente fare la sosta prima per caricare carburante in modo da spingere dopo. In attesa della conclusione del tempo di questa gara, Nico Red Bull primo, secondo CSI Migia, terzo CSI Marco Tullio, quarto Titi, Daniele Bergo, Miri Big, Narrastori, Alieno Marco, Sbrinetti, Dark Knight, Bastone e Giannotto. Purtroppo Giannotto, ritiro per lui, ha fatto una bellissima qualifica. Sì, ma aspetta che scriviamo di uscire dai box, perché sennò non ah no, devo uscire pure io poi. Sì. Ah, posto. Finito. Ok. Vittoria per Nico Red Bull, si prende 25 punti più 2 di pole position. Giro veloce a Migia. Salviamoci. Play. Vediamo ancora i risultati gara. Qualcuno invita. Aspetta a me. Non so di chi è il party. Forse è mio. Va bene, ragazzi, interviste se le seguite voi, io staccherei, sì, e andrei a continuare quello che stavo facendo prima. Anch'io che vado a fare compagnia a mano. Abbiamo. Ci sei una riunione domani mattina alle 4. Ci sei tu, Diego, per le interviste? No. Ok, allora ci rimango io. Dai, vai, mano. Ok. Una santa notte a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Allora, chi. Allora. Nico Red Bull. Migia. Ti suggerisco io? No, ce li ho. Migia, Nico Red Bull, e l'altro era. Risultati gara. Marco Tullio. Marco Tullio. Buonasera. Ciao Nico. Ciao Nico, complimenti. Grazie. Bravo Nico, complimenti. Grazie. La strigliata di Angelo è servita. Sarà contento quel trimone. Sera. Buonasera a lei. Ciao Migia. Ciao ragazzi, ciao Paolo. Ciao Michi, complimenti anche ciao, a te. Ciao. Grazie. Attendiamo Marco Tullio. Eccolo qua. Ciao raga. Zavallino, lascia. Ciao Marco, buonasera anche a te, complimenti. Complimenti Marco. Ho fatto una rapina, ragazzi. A parte che è stato quello più meritato di Scuderia Italia, proprio. A parte che mi stavi facendo da boomerang davanti, non capivo se dovevo prendere a te a chi in un certo punto. Non sapevo più dove andare. Penso di aver tappato un po' la qualunque, però sono riuscito. Qualunque, l'hai capito? A un certo punto siete sbandati tutti da una parte, non sapevo dove mettermi. E perché tu non hai visto il terz'ultimo giro, che a un certo punto mi stavo girando dietro a Sbrino. L'abbiamo visto. Ah sì, ho visto che hai perso molto tempo, hai perso un paio di secondi. Fate, questo sono ammazzato. Raccontaci un po', Marco. Terza posizione per te, bella prestazione. allora io meglio di così penso, cioè, era impossibile, perché cioè, io ho provato ieri e oggi e non avevo assolutamente il passo ai tempi di Michele, di Sbrinetti, di Nico Red Bull, cioè
troppo veloce. La fortuna mia è stato il mio compagno di squadra che mi ha aiutato, veramente è stato proprio il mio angelo custode, e infatti grazie a te. E poi niente, il fatto che sono riuscito a non fare danni, ho fatto qualche errorino però me la sono cavata, e quindi alla fine mi sono ritrovato lì, ma se ti devo dire come, non lo so. Bravo, complimenti. Hai visto? Bravo. Mi dispiace solo che ho fatto recuperare punti a Michele. A chi? Infatti, Michele? A te. In che senso ho fatto recuperare punti? Eh sì, perché Sbrino stava era terzo, poi non so che è successo. Ha finito la benzina. Sbrino ha finito la benzina. Ah, ecco, beh, quindi non sarebbe comunque arrivato terzo allora. No. Vabbè, ha finito la benzina. No, vabbè, comunque fammi ricassare. Poi vabbè, c'è tutta la squadra, Diego, che ci ha fatto da voci. C'hai provato anche con me comunque tanto. Ci ho provato, ma ti devo buttare fuori, non ci sono riuscito. Ho detto un attaccato. Micky, seconda posizione per te. Raccontaci un attimo. Niente, partenza, purtroppo c'è stato questo intoppo che non ho capito cosa è successo. Ho visto la macchina che mi è venuta addosso. Non ho capito bene se è partito senza il TCS. Non ho capito. È successo così. È partito senza il TCS, per caso. Non ci ho badato, sinceramente. Come ci ho badato? Quando ho rotto la macchina, in partenza, si sono girati. Ho visto che avevi danni, ma non ho visto. Non abbiamo visto la dinamica. Sì, comunque, sicuramente qualcuno è partito senza TCS, si è intraversato e mi ha preso in pieno sul fianco. E niente, è lì, quindi con i danni ho provato a fare il primo giro, avevo proprio difficoltà a guidare, impossibile guidare nel tratto su montagna. Quindi ho deciso subito di fare la sosta, a fare il pieno e riuscire a cercare di fare dei tempi costanti, scegliendo quindi quella strategia. È andata bene, ha pagato, abbiamo sudato un po' per tenere quell'andatura, però bene così. Sono dispiaciuto perché mi sa che mi prendo la zavorra all'ultima gara, è un peccato, mi sa che è pesante. Poi voglio fare complimenti a Nico che aveva un bel gran passo anche lui, e a Marco che comunque si è reso guerriero anche oggi nonostante i pochi allenamenti. Furbacchione. Niente, grazie a tutti, parola al vincitore, grande Nico, bravo. Che dire, emozionato, però la vittoria, o meglio il podio, me l'aspettavo, perché è una pista che mi piace molto, anche tecnica e bastarda. Ho avuto un po' di difficoltà con l'assetto a farlo, però dopo tanta sfortuna che ho avuto nelle gare precedenti sono riuscito ad acquisire la prima posizione. Complimenti a tutti e complimenti a te. Saluto tutto il PDM e la mia squadra, e niente, grazie anche a voi di Scuderia che organizzate gare per noi. Grazie a te per partecipare. Grazie a te, Nico. Niente, con questo allora concludiamo qua. Ringraziamo voi ragazzi per il podio, ci vediamo domani per la categoria Pro 1. Paolone sarà in pista, vero Paolo? Sì, domani anche io quasi senza allenamento, quindi fate i buoni. Portate a fare danni. Beh, esatto. Va bene, con questo vi salutiamo, buonasera a tutti, a domani. Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao, buona. Buonanotte a tutti ragazzi. Ciao.